Ciao a tutti! Oggi sono qui con un nuovo video e questa volta ho voluto fare un video haul di cosmetici. Io non faccio quasi mai video haul perché compro un tot di cosine, le provo e poi se mi piacciono ve le inserisco direttamente nel video dei preferiti. Questa volta però ho deciso di fare un video haul perché sotto Natale mi sono data un po' alle spese folli. Non ho comprato tutto assolutamente in questo periodo, però diciamo che nell'ultimo mesetto ho accumulato un po' di acquisti e vorrei parlarvene tutti insieme. Oltretutto volevo anticiparvi, se vi va, che sarà un video sicuramente lunghissimo, però volevo dirvi di seguire il video fino alla fine e poi scoprirete perché. Intanto vi faccio vedere questa bellissima felpa che indosso oggi, non so se ve l'avevo già fatta vedere, comunque è fatta così, si vede. Non so se la vedete, e c'è Minnie gigante con un fiocco bellissimo fuscia a pois verdi. Quindi mi piaceva un casino, l'ho presa da Forever 21, forse ve l'avrò già fatta vedere, ma vabbè, ve la rifaccio vedere perché ogni volta che la metto sono contentissima. Allora, vi dico già che alcune delle cose che vi farò vedere non le ho acquistate io, ma mi sono state regalate da una ragazza che mi segue, che si chiama Francesca Angela e che saluto tantissimo. Ciao! E le mando un bacione. Ciao a tutti! Oggi sono qui con un nuovo video e questa volta ho voluto fare un video haul di cosmetici. Io non faccio quasi mai video haul perché compro un tot di cosine, le provo e poi se mi piacciono ve le inserisco direttamente nel video dei preferiti. Questa volta però ho deciso di fare un video haul perché sotto Natale mi sono data un po' alle spese folli. Non ho comprato tutto assolutamente in questo periodo, però diciamo che nell'ultimo mesetto ho accumulato un po' di acquisti e vorrei parlarvene tutti insieme. Oltretutto volevo anticiparvi, se vi va, che sarà un video sicuramente lunghissimo, però volevo dirvi di seguire il video fino alla fine e poi scoprirete perché. Intanto vi faccio vedere questa bellissima felpa che indosso oggi, non so se ve l'avevo già fatta vedere, comunque è fatta così, si vede. Non so se la vedete, e c'è Minnie gigante con un fiocco bellissimo fuscia a pois verdi. Quindi mi piaceva un casino, l'ho presa da Forever 21, forse ve l'avrò già fatta vedere, ma vabbè, ve la rifaccio vedere perché ogni volta che la metto sono contentissima. Allora, vi dico già che alcune delle cose che vi farò vedere non le ho acquistate io, ma mi sono state regalate da una ragazza che mi segue, che si chiama Francesca Angela e che saluto tantissimo. Ciao! E le mando un bacione, adesso poi so già che mi prenderà in giro nei commentini vari, ma vabbè, pazienza, so già come reagirà. Comunque vi faccio vedere un po' tutto quello che ho accumulato, che ho acquistato, e tra l'altro le cose che mi ha inviato lei le ho utilizzate per realizzare il trucco che ho in questo momento, di cui se poi vi interessa vi farò un tutorial, nel caso chiedetemelo e è facilissimo, comunque ve lo faccio poi se vi piace. Allora inizio col farvi vedere le cose che mi ha regalato Franceschina, che non so se vorrà che la chiamo Franceschina, ma fa niente. Allora, mi ha preso delle cose che io non avevo mai provato in assoluto, ossia dei trucchi della Neve Cosmetics. Io non ho mai fatto ordini su questo sito, anche se ne ho sempre sentito parlare benissimo, non so perché, sinceramente, forse perché privilegiavo altri tipi di acquisti e quindi questo è sempre passato in secondo piano. Però veramente, quando ho visto i prodotti che mi aveva regalato, sono stata contentissima ed ero già tentata di andare a fare un nuovo ordine, perché la pigmentazione, i colori e la scrivenza sono fantastici di questi prodotti. Lei è stata gentilissima perché mi ha regalato tutti i, o meglio, la maggior parte degli ombrettini della nuova collezione, che è, di cui ovviamente non ho il nome perché mi sfugge in questo momento. Comunque mi ha regalato un tot di ombrettini in polvere e sono il Sang Bleu, Le Château, il Versailles, che è bellissimo, è un bronzo dorato che non riuscirete assolutamente a vedere da questa distanza, ma cerco poi di farveli vedere meglio. Bellissimo il Versailles, veramente è un colore spettacolare, iper super pigmentatissimo, già solo asciutto, da bagnato ancora di più. E poi mi ha regalato il Collier, che è il colore che sto usando di più per i trucchi standard, quindi quelli da tutti i giorni, perché è un azzurrino con molti riflessi ed è anche quello che sto indossando in questo momento, in abbinato a questo che è il Sang Bleu,
che è un blu bellissimo con dei riflessi sul viola. Non so se vedete che effetto metallizzato che dà, veramente spettacolare. Lei mi ha regalato i formati mini e comunque secondo me conviene anche a voi, se volete comprare questi ombretti, prenderli nel formato mini, perché comunque ci sono 0,7 grammi di prodotto e vista la scrivenza è già moltissimo. Mi ha regalato anche un altro ombrettino, questo è della linea normale, e questo è il Sirenetta, cioè un grigio argentato bellissimo che non vedo l'ora di utilizzare per fare dei trucchi natalizi. Anche questo è iperpigmentato già da asciutto, da bagnato, sarà una cosa spettacolare. E poi per finire, sempre lei, che carina, mi ha regalato ancora la matita, due matite della serie I Pastello, e mi ha regalato il blu, che è quello che si chiama Indigo. Non mi veniva il nome, che è bellissimo, anche questo l'ho utilizzato in questo trucco, e mi ha regalato anche questa qui bellissima, che è la matita Silver, ed è questo argento che ho utilizzato in questo trucco per illuminare la parte interna dell'occhio e per dare più, diciamo, definizione e allargare lo sguardo. Secondo me anche queste matite sono fantastiche. Quando vi avevo postato la foto su Facebook, infatti, mi avevate chiesto anche tu ti sei data al trucco minerale. In realtà no, ma la ringrazio ancora tantissimo perché mi ha permesso di provare questi prodotti e di scoprire che effettivamente sono davvero davvero validi. Poi, sempre in questo periodo, ho voluto fare un ordine dal sito di e.l.f. perché una di voi mi aveva consigliato di comprare la palette di correttori. Diciamo che sono rimasta un po' delusa. La palettina in questione è questa qui, che ha tutti i correttori. Questa qui è nella colorazione media. E una di voi mi aveva appunto detto di essersi trovata benissimo, soprattutto col colore sull'aranciato che c'era in questa palette. In realtà, io provandolo e riprovandolo, torno a dirvi che mi trovo benissimo solo con le Raise Past. Forse perché ho io un tipo di occhiaia che è è un po' difficile da coprire, ma questa palettina di correttori non mi ha soddisfatta come pensavo, cioè riponevo un sacco di speranze in questo prodotto, ma alla fine non mi sono trovata bene per ora. Comunque gli darò altre possibilità e lo proverò magari nei giorni in cui ho leggermente meno occhiaie, rari ma ci sono. Allora, visto che facevo questo ordine, ho detto va bene, approfitto e do un'occhiatina per comprare altre cosucce. Al che mi sono fatta tipo la scorta di ciglia finte, ma forse l'avrete visto perché ve l'ho postato su Facebook, quindi ho preso sia le ciglia finte fatte così, quindi normali, e queste un attimo più particolari con su dei glitter, e poi queste qui standard che ho su anche in questo momento, che sono davvero danno un effetto totalmente, secondo me, naturale e sono fantastiche. Queste le ho pagate tutte 1,70 euro, quindi dato che costavano poco ho fatto un po' la scorta perché le uso spesso anche per i trucchi comunque un po' più particolari da sera e così, allora ne ho approfittato e ne ho preso un po'. Poi un altro acquisto che ho voluto fare, questo lo volevo da un bel po', era il contouring blush e bronzing powder, quindi questo duo dove c'è da una parte la terra e dall'altra il blush, che esiste solo in questa colorazione, perlomeno io sul sito ho trovato solo questa, che è blush e bronzer. Vedete, non c'è proprio infatti il colore, non c'è niente. Questo qui tra l'altro assomiglia un pochettino al blush di NARS, è leggermente più rosato questo, però sono molto carini sia abbinati che per creare appunto un effetto subito pelle sana, mettendo sotto in realtà il blush e poi passando sopra la terra. Mi piacciono, questo qui sono stata contentissima, costa 4 euro. Se vi capita di fare un ordine dal sito e.l.f. ve li consiglio. Tra l'altro, mi avete chiesto spesso quanto impiega e.l.f. a spedire le cose e sono abbastanza rapidi, nel senso che massimo in una settimana ricevete tutto direttamente a casa, la spedizione è tracciabile, nel momento in cui il pacco parte, nel momento stesso in cui il pacco parte, potete già controllare dove si trova, quindi hanno anche un servizio ottimo da questo punto di vista. Sempre da e.l.f., girando sul sito, ho preso questa che è fantastica, che è praticamente il rossetto, in realtà è una matita labbra che indosso in questo momento. È una matita labbra completamente matte, infatti si chiama Matte Lip Color e la mia è nella colorazione che non troverò mai. Perfetto. Ho perso la colorazione, ragazzi.
Comunque il mio è tipo un rosa nude, un rosa molto molto chiaro, vi giuro, mi dispiace troppo di averne presa solo una perché come l'ho provata ho detto no, questo è veramente l'effetto che io ho sempre cercato nelle matite e nei prodotti labbra, quindi ne sono rimasta veramente entusiasta, ero super contenta e mi dispiace di averne presa solo una, tra l'altro adesso che non so neanche che colore è, speriamo che il prossimo ordine non mi sveglierò e la ricomprerò uguale, però veramente è fantastico questo prodotto, se vi capita dateci un'occhiata, anche questo 4 euro perché è sempre della linea studio. Poi, sempre da Elf. No, ho quasi finito con Elf. Ho preso degli eyeliner in penna e li ho presi di waterproof, tra l'altro, fantastici. Hanno un pennellino iperfine. Anche questi costano 4 euro l'uno. E ho preso il nero, il prugna e questo qui che è il teal, che è un bellissimo verde acqua, stupendo. E questi io li adoro. Sapete che non so mettere l'eyeliner se non quando è in questo formato, quindi con il pennellino fine che mi permette di tracciare una riga che sembra da una persona normale e non da una che trema continuamente. Per finire ho preso anche questo che è eyeliner e shadow stick. Infatti da una parte ha la matita nera che fa se esce, eccola, ha la matita nera che fa appunto da eyeliner e dall'altra parte invece ha il suo stick. Quindi ombretto in stick che è molto simile a quelli di Kiko che erano usciti ovviamente, no, che ci sono ancora comunque gli stick e i shadow di Kiko. E questo qui l'ho preso nel colore che ha il nero da una parte e l'ombretto grigio dall'altra e invece quest'altro l'ho preso nel colore viola, purple, che infatti ha la penna, cioè la parte di eyeliner, matita eyeliner in viola e non mi vengono le parole, l'ombretto in un viola leggermente più chiaro. Questo duo è molto bello, soprattutto per creare degli smokey eyes molto veloci la mattina. Altro acquistino che ho voluto fare io perché mi attiravano tantissimo sono i 24 ore metal di Deborah, quindi questi ombrettini fantastici usciti in questo packaging che fa molto Natale, che si possono usare sia asciutti che bagnati. Io li ho presi praticamente tutti. Ho preso lo 04 che è questo dorato bellissimo, poi lo 05 che invece è questo azzurrino grigio spettacolare, secondo me. Questo qui l'ho già usato, bagnato, è boh, fantastico. Poi ho preso lo 02 che è questo blu viola, anche questo è fenomenale. Non vedo l'ora di utilizzarli per farvi dei trucchi di Natale perché secondo me questi ombretti sono fantastici proprio per ricreare dei trucchi natalizi. Veramente non sarebbe Natale senza degli ombretti così glitterosi, secondo me proprio belli. Poi ho preso lo 06 che invece è questo qui di nuovo tendente all'azzurro grigio. Questo è più un carta da zucchero misto al blu, vabbè, comunque dei colori spettacolari. E l'ultimo è lo 03 che invece è il color bronzo, che è un colore che secondo me con la mia carnagione e con i miei occhi è quello che sta sempre meglio in assoluto. Questi ombretti sono fantastici sia per il packaging che per la scrivenza, quindi vi consiglio se passate in negozio di provare a swatcharveli. Io li avevo presi non da Sephora ma da Limoni Profumerie, mi sembra. Comunque anche il prezzo non è altissimo, dovrebbero costare intorno agli 8 euro, ma non sono sicura, ogni volta che dico un prezzo poi sotto mi scrivete no, costa così, penso che insomma varia anche un po' in base a dove li comprate, quindi se, io dovrei averli pagati sugli 8 euro, poi non so, fatemi sapere se voi li avete presi e pagati diversamente. L'ultimo acquistino che ho fatto e con questo abbiamo concluso è la Smoky Palette di Make Up For Ever, che è praticamente questa palettina di cui avrete già sentito parlare infinite volte, con tutti questi colori adatti per fare uno smokey eyes. Contiene al suo interno anche due pennelli, uno per stendere l'ombretto e l'altro semplicemente per sfumare di più vicino alla rima dell'occhio. E praticamente questa palettina mi ha un po' delusa, ma semplicemente perché la scrivenza e i colori sono praticamente identici a, ecco, adesso ho fatto cadere tutto, ma comunque sono praticamente identici alla Smoked di Urban Decay. Soprattutto mi sono swatchata una volta arrivata a casa il blu, il verde e il viola e sono assolutamente identici al blu, il verde e il viola di questa palettina.
La cosa brutta, tra l'altro, è che in quella di Urban Decay c'è il mushroom, che è questo grigio spettacolare che io uso tantissimo, e il backdoor, che è un marrone scuro, ma molto scuro, matte, che io utilizzo non solo per gli smokey eyes, ma anche per gli altri trucchi. Qui invece diciamo che il marrone manca e il grigio pure, perché comunque c'è soltanto un nero. Perciò se devo consigliarvi, io vi consiglio di prendere questa. Forse c'è una differenza di 3 euro, nel senso che qui ci sono, costa 41 forse e questa costa 39. Però dovendo scegliere assolutamente questa, perché di questa qui l'unico colore un po' particolare che mi è piaciuto è questo color ambra. Adesso se riesco ve lo faccio vedere, non so neanche come. Comunque è questo colore qui, che è un color ambra bello, che nell'altra palette non c'è, ma per il resto mi ha delusa, insomma, non mi è... dovessi tornare indietro non la prenderei più. Ho messo le mani in una palette. Come vi avevo detto all'inizio del video, vi avevo consigliato di seguirlo fino alla fine perché ho deciso di mettere in palio per voi questo, che è il set di Clinique di Chubby Stick, questi qua, cioè i matitoni che Clinique aveva fatto quest'estate. Adesso ha fatto una confezione regalo con un formato mini e ogni matitone contiene, ce l'ho scritto qua, 1,2 grammi di prodotto, quindi per 5 matitoni 1,2 grammi di prodotto è già tantissimo, perché comunque considerate che questi matitoni sono veramente spettacolari, nel senso non sono non sono i più pigmentati in commercio, quello no, però danno un'idratazione e hanno una scrivenza molto molto buona e sono validi. Considerate che comprarne uno singolo costerebbe 16,90 euro, qui invece potete provare tutte le colorazioni. E dato che io ne ho già diversi singoli, questo qui l'ho comprato per voi. Quindi se lasciate dei commentini qui sotto, potete lasciarne quanti volete, partecipate all'estrazione di questo bellissimo premio che secondo me avevo visto che vi era piaciuto tantissimo quando ve l'ho postato su Facebook e così alla fine ho deciso di regalarveli. E per partecipare le regole sono sempre le stesse: essere iscritti al mio canale, mettere mi piace sotto questo video e lasciare commenti illimitati sotto questo video pertinenti. Se poi aveste voglia anche di condividere qualche mio video, non mi dispiacerebbe, insomma, anche perché essendo Natale spero che più gente possibile possa partecipare ai giveaway, così da premiarvi un po' tutte se riesco. Inoltre ricordatevi di partecipare a quelli aperti, di controllare sempre perché nascosti nei video di Natale, quindi questi video della mia serie Screechmas, che ho fatto l'unione tra Screech, che è il nome del canale, e Mas, che è, vabbè, Christmas è Natale. Comunque in tutti i video della serie Screechmas ci possono essere nascosti dei giveaway. Ne farò poi uno, non so se l'avrò già caricato ora che caricherò questo o no, comunque un grande giveaway soltanto per Natale e Capodanno, che rimarrà aperto un sacco di tempo e non so ancora quanti vincitori metterò, ma riproporrò un giveaway che vi era piaciuto e che mi avevate chiesto di riproporre col mio gatto. Bello. Lui viene sempre a farmi compagnia, solo che mi riempie di pelo e non riesco più a parlare. Comunque, detto questo, era tutto. Partecipate al giveaway, vi lascio i link di quelli già aperti, così magari andate a dare un'occhiata e lasciate un commentino se vi va. E noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un grossissimo bacione. Ciao!